Buongiorno a tutti, ben ritrovati e inauguriamo questo bel percorso che è iniziato. Ci sono dei bisticci sulla data, io dico 20 anni fa, qualcuno dice 19, per questa mattina facciamo passare la data dei 20 anni, insomma. Quindi iniziamo al solito ad aprile e quindi in qualche modo vogliamo ancora più bene, se è vero che sono i 20 anni, è questa cosa che facciamo appunto da 20 anni. Con me c'è Elio Begora, che è un poeta importante, uno dei più grandi poeti contemporanei, che praticamente vive a Roma da parecchi anni, però ha 3 città che hanno un po' contraddistinto la sua vicenda, non solo poetica ma anche umana, diciamo, perché è felicemente, dico felicemente, nato in provincia di Salerno, dico felicemente perché praticamente siamo conterranei. E ammetto, faccio mia colpa, io non sapevo nemmeno che Elio Pecora era nato a Sant'Arsenio, dove ero pure stato una volta durante la mia giovinezza, questo mi ha fatto piacere. L'altra città che ha accompagnato un po' la sua vicenda poetica, non solo, è Napoli. E poi da un po' di anni, diciamo dal 66, se mi ricordo bene, vive a Roma. E, dicevo, è uno dei poeti più conclamati, più importanti, insomma, del panorama poetico contemporaneo. E come sapete, quest'anno c'è un percorso, come gli anni scorsi, che ha voluto in qualche modo fare un po' memoria della vicenda poetica e quindi, come dire, stimolare il poeta, la persona che viene qui la domenica mattina, un po' a riandare negli anni alle sorgenti, se vogliamo, della sua poesia, agli amori, alle passioni, praticamente agli stimoli, insomma, della sua poesia. E quindi noi abbiamo dato, come dire, un filo conduttore, che è questo, praticamente iniziando dai versi di chi non c'è più, quindi dei poeti che hanno fatto la storia della poesia del Novecento in qualche modo, non solo dei poeti italiani, che ci ricollega, insomma, crea un filo conduttore, praticamente va alle radici, ma allo stesso tempo scopre anche un po' le carte, nel senso che dà l'idea della poetica di chi dice i versi quella mattina e li ricollega a questo, diciamo, a questa specie di mito, di filo conduttore, perché è la poesia che poi rappresenta praticamente la ragione per cui siamo qui. E mi diceva in questi giorni, ma anche ieri, stamattina, eccetera, che i due poeti di riferimento, per dei motivi diversi che hanno contraddistinto, insomma, la sua poetica, quindi diciamo l'infanzia dei suoi versi, e sono Penna e Saba. E devo aggiungere che di Penna Elio Pecora è uno dei più profondi conoscitori in termini assoluti, per cui, avendolo anche frequentato per tantissimi anni, conosciuto e avendo anche goduto della sua amicizia, diciamo che ha avuto un legame fondamentale, importante, con i versi di Sandro Penna, e il riferimento culturale a Sandro Penna passa anche per la competenza, l'amore, la passione, le cose che ha scritto Elio Pecora. L'altro grande poeta italiano che lo ha praticamente, voglio dire, introdotto in questa sua vicenda poetica, e che è stato un punto di riferimento, forse il vero grande punto di riferimento, e Saba. Direi Penna per la, come dire, la chiarezza, quasi la trasparenza del linguaggio, se dico bene, Saba, diciamo, per la profondità, diciamo, di stile, per la profondità quasi semantica del verso, che praticamente sono il binomio, diciamo, di riferimento. Tutto questo per dire che sicuramente Elio Pecora partirà, non so da quali versi, se di Saba, di Penna, eccetera, eccetera, per introdurre, per poi praticamente raccontare tutti questi anni di libri, di versi e di presenza nella poesia italiana. Io ho proprio finito. Poi dopo ci sarà delle domande. Ah, non altro per interrompermi. La poesia parte dalla poesia. Si nutre di poesia, della vita innanzitutto, che viene prima della poesia, di ogni scrittura, ma non si può scrivere poesia senza averla amata e amarla profondamente. E la poesia degli altri, la poesia del mondo, la poesia che viene di lontano,
quella di Omero e di Saffo, quella anche degli haiku o della poesia orientale, vive ben prima di noi, è cominciata tanto tempo fa ed ha una sua presenza, una sua attualità, perché io credo profondamente, ma non sono solo io a crederlo, che la poesia sia inattuale, non può tener conto del tempo. La poesia è un'educazione ai sentimenti, se vogliamo dargli un'utilità. Ci credo profondamente perché vado da tanti anni per scuole, sono stato anche a Milano, ma a Sondrio, eccetera, e dedico molto tempo delle mie giornate o delle mie stagioni agli incontri con le scuole, anche con le scuole elementari. Dico scherzosamente di fare il rappresentante della poesia, ma cioè è introdurre alla poesia come un bene che invece è vicino, è prossimo, non è da onorare, ma è da avvicinare, da amare. La poesia non va capita, va sentita come la musica, come la danza, come la pittura. Nel momento in cui la descriviamo, la interpretiamo, la distruggiamo completamente come ogni forma vera di espressione. Naturalmente per avvicinarci si bisogna affinare il proprio gusto, il gusto si affina soltanto frequentandola. Ora la poesia di Saffo o di Omero è assolutamente attuale quanto la poesia di Montale o dei più vicini, perché la poesia parla di sentimenti profondi. Quando l'uomo non nascerà né morirà, se mai potesse accadere tutto questo, allora noi non comprenderemo assolutamente più quello che ci dice la poesia. Credo che un verso di Saffo, anche nelle traduzioni straordinarie di Quasimodo, che sono davvero un grande capodopera, sono molto prossimi a noi, così come canta l'amore quella poetessa del V secolo a.C., allo stesso modo lo canta la Dickinson tanti secoli dopo. C'è un piccolo libro di un grande romanziere inglese che tutti conosciamo anche soltanto per aver visto le sue opere a cinema, e Foster, l'autore di Morris, di vari, adesso in questo momento i film, La finestra nel cortile mi pare, La finestra su Firenze, non so, adesso sbaglio i titoli, che dice in un suo piccolo libro sul romanzo che tutti i romanzieri del mondo, romanzieri intendendo narratori, da Petronio a Boccaccio fino a Flaubert o fino a Joyce, siedono intorno allo stesso tavolo. Differiranno in loro gli oggetti di cui parlano, il tempo che passa dentro sarà diverso, ci sarà un aereo invece che una daga, ma trattano dei sentimenti dell'uomo, del nascere, del morire, dell'amare, del disamare, della delusione, dell'illusione, e tutto questo rende attuali. Questi romanzieri, dice lui, siedono sempre allo stesso tavolo. Io credo profondamente che i poeti siedono intorno allo stesso tavolo, sono tutti contemporanei. Tant'è vero quando si è parlato dei versi di penna, che tutti amano ormai, hanno un enorme seguito anche in tante traduzioni e nelle storie letterarie ha preso un posto molto diverso, ebbene parlava uno straordinario scrittore, autore che tutti ignorano ma che è stato alla base della letteratura e della cultura italiana del Novecento, che era Robert Bazlen, Prieschino, fu lui che mise in mano a Montale la coscienza di Zeno, fu lui che portò in Italia da Freud, da Jung e tanta altra letteratura. Ebbene, Bazlen parlava di penna come di un poeta persiano, non greco come dice Vancetti ed altri, persiano. Voglio dire, questi accostamenti nel tempo della poesia ne eliminano le periodizzazioni, le categorie, le parentele, per fare della poesia un'espressione che parte dal profondo, che cerca in sé le ragioni di essere nella nettezza della parola, nella chiarezza, nella capacità di consegnarsi, e che trascende dal momento per diventare il momento di tutti. Insomma, io credo assolutamente, questo ci credo da troppi anni, fin dalla mia prima adolescenza, che la poesia è tale se ci si consegna e diventa nostra. L'infinito di Leopardi, che è una delle massime delle nostre poesie, riesce ad essere tale, ed è grande poesia perché diventa il nostro colle, non più il colle di Recanati, non più quella siepe, la siepe di Leopardi, ma la nostra, e al di là c'è la nostra sensazione del tempo, il nostro perderci, annegare nel tempo, il nostro ritrovarci nelle stagioni dell'uomo. È questa la poesia.
soltanto perché l'autore non c'è più, è un nome, ma già un libro pubblicato anche di un autore vivo, se l'autore è abbastanza ironico, direi, è abbastanza anche un po' sapiente o si sforza di esserlo tale, questo libro non gli appartiene più, è uscito, è stato pubblicato, pubblicare significa darsi agli altri, e quindi se raggiunge gli altri, questi altri se ne impossessano, lo prendono, lo portano con sé. Da una poesia se è una poesia, è rara la poesia, anche una raccolta anche di Montale, anche di Penna, contiene un piccolo numero di poesie risolte e tutte le altre che sono a servizio di quelle, le stanno preparando, ci stanno lavorando intorno. Questo lo diceva un gran poeta tedesco del Novecento che era Gottfried Benn, e che appunto questo lo troviamo sempre nelle occasioni oppure nelle raccolte peniane o in quelle sabbiane, ci sono dei vertici, ma li ritroviamo anche nella Divina Commedia, ci sono dei vertici e tutto il resto serve a preparare quei vertici. Questo spesso i cattivi i poeti lo dimenticano. Ora però non vorrei perdermi in troppe parole. Dobbiamo partire da un poeta, da poeti amati, potrei dirne tanti, perché ne amo tanti, e non solo italiani, ma anche molti stranieri, anche perché sono tutti appunto intorno a quello stesso tavolo. Di Penna mi è d'obbligo parlarne, anche se molta critica su di me parla di Penna come mio vicino modello, e sbagliano molto, sia perché ho cominciato a scrivere poesia prima che conoscessi Penna, ma c'è un legame profondo, quello che un grande critico come De Benedetti diceva appartenere alla poesia di Sabbe e di Penna, poesia relazionale, diceva, cioè poesia dove la parola è messa continuamente in relazione col mondo, cioè il significante sta al significato, il significante, cioè la parola, chiama a sé l'oggetto, l'evento, eccetera, che stanno nella vita, nella realtà, non gioca con la letteratura, con la fantasia, se non per tornare nella vita e raccontarla e per lustrarla. Questo appartiene a Sabba e a Penna, che io ritengo poeti molto più attuali di quanti siano altri poeti del Novecento. Amo Montale, potrei dirne a memoria diverse poesie, ma il nullismo nel quale si nasconde tanta poesia del Novecento, si è avvolto la percultura proprio, invece in Sabba e in Penna lo troviamo in qualche modo superato e negato, perché anticipano qualcosa che è del nostro tempo, cioè l'asserzione della vita, la realtà, in una realtà che viene anche dopo la psicanalisi, o viene prima della psicanalisi, ma nel tempo prioritario, nel tempo dei latini e dei greci, cioè qualcosa che sta... è l'ossimoro, cioè la coesione degli opposti, c'è l'ombra e c'è la luce, c'è il dolore e c'è la gioia. In Sabba, ad esempio, c'è la serena disperazione, è una disperazione ma è serena, è per questo che è diventata poesia, è diventata coscienza. In Penna c'è questo stesso ossimoro trionfante, continuo, abbiamo nella stessa poesia l'ombra e la luce. La prima poesia di Penna si apre con una metafora sulla vita, è una poesia che ha segnato tutta la sua poesia, la apre, non era la prima, questo lo hanno creduto i critici prima che io trovassi nella sua casa le sue carte che anticipavano invece di molti anni tutto questo, ed è una poesia che ne volevo dire un'altra, ma dirò perché in questi incontri, io ne ho tanti incontri anche nelle scuole, lascio soprattutto ai miei umori del momento, anche all'attenzione a quello che il pubblico dà, no? Perché il dire dipende anche da chi ci ascolta, noi possiamo dir meglio se chi ci ascolta ci dà la sua attenzione, sentiamo l'attenzione. Se non si è avvolti nella propria vanità, si sente l'attenzione degli altri. Allora il nostro discorso migliora o peggiora a secondo di chi c'è davanti. Ora, questa poesia di Penna, tanto perché può essere un esempio anche di riflessione, perché questi incontri devono essere un incontro sulla poesia, una sollecitazione a saperne di più o a riavvicinarci. Perché dicevo che della poesia non bisogna averne paura, ma bisogna invece vederla come qualcosa che ci appartiene. Allora, è la prima poesia che apre l'opera peniana, almeno quella ufficiale, è una metafora sulla vita, la scrisse, dice lui, ma è stato così perché l'ho trovato scritto su margini dei giornali, su un foglio vagante a Porto San Giorgio dove andava
a trovare la madre che Antefignana nel 1920 aveva lasciato un marito insopportabile, e aveva portato con sé la più piccola delle figlie, la figlia più piccola, e lasciato i due figli a Perugia, che vivevano col padre. Ora lui andava a trovare la madre d'estate e poi andava a Porto San Giorgio al mare. E una notte a Porto San Giorgio, nell'agosto del 1928, quando aveva 22 anni, ha scritto questa poesia, che poi mandò a Saba, perché Saba e Penna sono molto legati da un riconoscimento del poeta più vecchio, che era Saba, che era nato l'83, l'883, mentre Penna era del 1906. E proprio Saba poi è lo scopritore. Comunque questa poesia dice: la vita è ricordarsi di un risveglio triste in un treno all'alba, aver veduto fuori la luce incerta, aver sentito nel corpo rotto la malinconia vergine e aspra dell'aria pungente, ma ricordarsi la liberazione improvvisa e più dolce, a me vicino un marinaio giovane, l'azzurro e il bianco della sua divisa, e fuori un mare tutto fresco di colore. E abbiamo qualcosa che ci appartiene a tutti. La depressione, la stanchezza, il disagio, che è nella metafora di chi si sveglia in un treno all'alba, un treno di notte, perché è del treno. E poi la poesia nasce sempre, questo non mi stanco di dirlo, nasce dalla realtà, nasce dal basso la poesia, non nasce dall'alto, nasce dalle cose. In una cartolina mandata a un amico a Porto San Giorgio dice: quel treno della poesia è il treno che mi portava da Perugia a Porto San Giorgio. Era un treno che partiva da Perugia la sera prima e arrivava all'alba a Porto San Giorgio. Quindi aver passato la notte seduto su un sedile di un vecchio treno, a disagio, con la stanchezza che dà un sonno così, così malfatto, e poi svegliarsi e guardare fuori l'alba, e livida ancora, e si è infreddoliti, e si è appunto depressi. Questa è una parte della vita. Ma poi? E poi accade invece che chi si sveglia in questo disagio, in questa tristezza, si guarda intorno e vede intorno a sé, seduto poco là, la giovinezza di un giovane marinaio con la sua divisa bianca e azzurra. E fuori, guarda, lo sguardo si alza e c'è tutto un mare fresco di colore. La poesia è straordinaria. Nessun poeta nel Novecento ha raggiunto questo lo riconoscono tutti, anche, lo riconosceva anche un Sanguinetti, che era proprio su bande opposte, una limpidezza così tale, l'epigrammista per eccellenza, cioè chi in poco, con pochissimo poteva dire molto e con una straordinaria limpidezza e profondità. Penna, a me va molto più di parlare degli altri poeti che di me. No. E invece Saba. A Saba io mi sono sentito più vicino, scoprendolo poi dopo, perché Saba va al di là di questa nettezza, ma anche di questa, come dire, di questa misura peniana che guarda soltanto in un certo punto della vita, ed è una sorta di risparmio, no? Di Penna, questo poi l'ho scoperto trovando tra le sue carte delle asserzioni, come se non volesse andare al di là per non dire quello che non sapeva dire, e allora finisce con l'essere perfetto, perché questa è l'identificazione del genio, del grande talento, quello di vedere i propri limiti e in quelli muoversi. Ora invece Saba è sciupa tutta la sua vita, al contrario di Montale, che dice di scrivere in pigiama nell'ultima parte della sua vita, in pantofole, come dice lui, e nella prima parte e di aver speso la propria vita al 5%, ed è il poeta del Novecento, il poeta di chi conosce i limiti, di chi vede intorno a sé i disagi, il fastidio, la vita che non si svela, la vita che sta al di là della rete. E invece Saba no, la vita vuol vederla anche dietro la rete per quella che è. Spesso segue fin dall'inizio una lingua che è anche un po' ottocentesca, una lingua che può somigliare a quella d'Annunziana, ma invece è spoglia di tutto questo, perché sta dentro la vita. Questo poeta triestino, che vive con una libreria antiquaria a Trieste, che venderà i suoi libri mandando in giro ai suoi clienti della libreria e ai suoi conoscenti delle schede di prenotazione dei suoi libri, poi scrive di sé. Scrive ad esempio tutta una serie di sonetti autobiografici in cui racconta dalla scuola al suo rapporto col padre. Ha avuto un padre che ha abbandonato la moglie prima ancora che il figlio nascesse,
la madre ebrea ha una vita molto disagiata, subirà anche quello che delle leggi razziali, per cui si troverà negli anni dell'ultimo fascismo a Firenze con le sue carte che poi andranno perdute, insomma una vita abbastanza disagiata, soffrirà anche molto di depressioni. Io ho conosciuto molto bene il suo medico Giovanni Bollea, che è stato anche molto mio amico, e mi parlava di Saba, dei suoi anni appunto di malattia. E Saba ha scritto per un'opera considerevole, che ha raccolto sotto un unico titolo poi Il Canzoniere, ma ha pensato anche, nonostante fosse un poeta da tanti riconosciuto e amato, di scrivere una cronistoria del Canzoniere in cui raccontava, non spiegava, ma raccontava come erano nate queste sue poesie, e ne svelava anche non i temi, ma le forze che c'erano dietro. E questo Canzoniere è diventato una seconda grande opera sua. Ora di Saba io ho amato molto questa serena disperazione e anche tutta la ricchezza di temi. È uno che si spende interamente, sapendo anche che può sbagliare. Scrive anche delle brevi prose sull'Italia, molto, anche straordinarie. Ce n'è ad esempio una, notevole, in cui dice che gli italiani non conoscono la paternità, ma la fraternità che si uccide, partendo da Romolo e Remo. Sono fratelli che si rivali, che continuamente minano l'uno la vita dell'altro. Forse dovremmo rifletterci, è una verità abbastanza grande, perché il padre è colui che poi i figli li educa, si consegna, li soccorre. Il fratello non sempre, in quel caso poi sono dei fratelli che si uccidono. La storia italiana è fatta di questo, dai vari stati italiani al nostro presente. Ora in Saba c'era anche questo, questa passione anche civile che in Penna non c'è. Penna la mette da parte, la ignora, sente che gli è estranea. Ora in Saba, fra le poesie che io amo molto di lui, e ce ne sono tante, non ho portato qui il testo, ma proverò a dirne a memoria una che ho amato fin da ragazzo, spero che appunto non abbia delle fallacie la mia memoria, è che la malinconia, siccome la malinconia mi appartiene, ma la malinconia non è la nostalgia, la malinconia è il sentire, è il sentimento di qualcosa che è più grande di noi. Mi affaccio e guardo un orizzonte, oppure cammino nella natura, insomma la malinconia è guardare e godere di qualcosa sapendo che ha una fine, che ha una brevità, che ha una precarietà, e questa è la malinconia. Essere dentro un amore ma sapere che quell'amore può finire, vedere noi stessi in un momento di gioia e non dimenticare che quella gioia può diminuire. Io credo che questo sia importante, ma che è importante anche ricordare, come mi diceva un amico psicanalista tanti anni fa, che la depressione può essere sanata soltanto da qualcosa, da un pensiero di fondo, che quella depressione può essere un momento dal quale poi usciremo, poi ci torneremo dentro ma non torneremo ad uscire. Insomma, stare in un pozzo e non dimenticare che c'è una scaletta nel pozzo per poter risalire alla luce. Allora, questa poesia dice: malinconia, la vita mia struggi terribilmente, e non v'è al mondo niente che mi divaghi, niente o non nulla, forse fanciulla questo per me saresti, s'apri una porta in tue succinte vesti, entri e mi smaghi. Ma giovanezza, torbida ebbrezza, passa l'amore, restano tristi nel dolente cuore presentimenti. Malinconia, la vita mia mosso lieta una cosa, sempre la morte, or quasi è dolorosa che altro non spero, quando non s'ama, più non si chiama lei la liberatrice, e nel dolore non fa più felice il suo pensiero. Io non sapevo questo, rabbevo l'ultimo sorso amaro dell'esperienza, oh! Quanto è mai più caro il pensiero della morte al giovanetto che al primo affetto cangia colore e trema, non ama il vecchio la tomba, suprema crudeltà della sorte.
Sentite la musica molto italiana, nessun'altra poesia, è la nostra musica, la musica della nostra lingua, la musica che viene da Petrarca, che parte per Tasso, che rifulge in Leopardi, che è il mio poeta più amato, rimarrà sempre tale, e quindi si esprime in questo. Ora si può andare verso il verso libero, ma contenere il ritmo. Montale sosteneva che era lui il poeta più musicale del Novecento, ma insomma si può. Questa grande musica, che può essere della tradizione o meno, ci può prendere e tenere dentro. Ed è una musica vasta, ampia, come quella di Vivaldi, come quella di Scarlatti, nella quale entriamo, nella quale fra una nota e l'altra possiamo camminare dentro. Non è qualcosa di più fitto come la grande musica tedesca, eccetera, ma che ci rinchiude completamente e ci prende. No, la musica italiana, e così la poesia ci lascia, fra una parola e l'altra, fra una nota e l'altra, lascia che noi ci entriamo dentro ed ecco che ne diventiamo protagonisti. Allora. Allora, per quanto mi riguarda, ho sentito delle cose nuove sia su Sava che su Pinna, per cui insomma ho tratto solo beneficio, a parte il filo conduttore. La cosa che mi fa piacere, che però dice anche la... Adesso lo so porta adesso, che dice anche della finezza di questo straordinario poeta. Ha scritto qui, insomma, sul frontespizio delle pagine, poesie per Saronno. Mi ha molto colpito questa cosa. La prima volta che un poeta, come dire, sono qui, vi voglio bene, sto facendo una cosa assieme, io l'ho letta come una novità, una felice novità, poesia per, sembra quasi il titolo di un prossimo libro, poesia per Saronno, adesso non so, però insomma è una cosa molto, è una cosa molto, sono poesie dedicate appunto, è una cosa molto bella che così le ho scelte, ecco, e quindi anche solo la scelta in sé, no? Ok, e che mi fa dire soltanto una cosa, che il primo libro di Elio Pecora dovrebbe risalire agli anni 70, sì, più o meno. L'ultimo libro, e questa è una novità, l'ultimo libro, a parte tutti quelli che ha scritto, Mondadori, Giustiniani, eccetera, saranno quantomeno una ventina, diciamo una ventina dei libri importantissimi. L'ultimo libro l'ha consegnato proprio un mese fa, lo sa lui e forse di altre 10 persone, a Mondadori, e sarà quindi la prossima uscita, non so se nella primavera prossima, quindi non lo so, detto, sono strani meccanismi, l'ha consegnato a Riccardi, potrebbe è venuto qui un giorno a leggere le sue poesie, e quindi un mese fa, quindi le ultime cose, non so se ha qualche inedito, ma probabilmente no. Sì, probabilmente no, non ce l'ha, altrimenti avremmo potuto leggere anche qualche verso di questo libro. E non no, c'è manco il titolo perché per la prima volta mi sono promesso, quando ho scritto questo libro, io scrivo soltanto d'estate, proprio in questa casa ho vissuto molto poco, in questo paese nativo, negli anni della guerra, poi però ho vissuto a Napoli molti anni e Napoli mi ha molto forgiato, nel senso che mi ha dato questa città terribile e straordinaria allo stesso tempo, mi ha insegnato l'ironia, cioè la capacità di guardare i paesi dove io sono nato conoscono il sarcasmo, non l'ironia, che invece è una forma più molto leggera dell'essere, dello stare, anche se volete un po' amara, però significa anche guardarsi dal di fuori. Ma torno lì d'estate, ogni estate, c'è una casa con un giardino, è un giardino molto bello quel giardino, non grande ma circondato da altri giardini, e io lì lavoro. Allora, nelle ultime due estati io ho scritto, perché scrivo solo in quelli, a Roma sono occupato da troppe altre cose, e scrivo soltanto lì d'estate, quindi l'estate del 2010 ho scritto una prima parte di questo libro, dietro una spinta, perché si scrive solo per spinte, non vedo perché si possa scrivere se no, e spinte interiori, e questa estate scorsa una seconda parte. Mi sono promesso, ecco, risposto per questo, m'ero promesso che questo libro era il mio primo libro che non davo né a riviste né a anticipazioni, è un gioco con me stesso, di far venire fuori un libro completamente nuovo stavolta. È un libro che io credo molto necessario per me, insomma, per quello che vale, ma non poteva avere anticipazione, è la mia giustificazione. Va bene, va benissimo. Iniziamo però, se lei è d'accordo con... Sì. Oh.
Sì, ho scelto da alcuni libri. Il primo che raccoglieva poesie, perché non, il mio primo libro no, il mio primo libro è un prosimetro, è scritto fra prosa e verso e fu quello che mi fruttò molte attenzioni e molte amicizie anche, da Pasolini alla Morante, eccetera, ma un libro a sé non potevo assolutamente riportarlo, forse lo ripubblicherò. Quindi invece poi raccolsi poesie dei libri che erano apparsi fra il 75 e il 95, e qui c'è una poesia al padre. Mio padre era un ufficiale di marina, quindi è vissuto sempre lontano sul mare. Ombra che indugi nella memoria confusa, come al ritorno da un lontano viaggio, non più dicendo di altre partenze e fatiche e del destino di abitare sulle onde. Corpo toccato solo avanti la morte, arrese mani, brevi ceduti lamenti, venni per mare anch'io se mi portava fra chiuse mura la tua nave inerme. Vecchio randaggio lungo deserti di acqua, partito ragazzo da un paese di selve, poco niente sapesti del figlio sperso a rintracciare nel buio l'esatta via. Aprile, vele nel golfo, tu m'attendevi e la pianola sgranò una promessa d'amore. Mi involse allora la pena che adesso sciolgo, avevi gli anni che compio mentre ti parlo. Noi scendevamo l'isola verde di luce, svaniti gli orti, le case, prossimo il cielo, nelle tue braccia, come semenza nel solco, colsi un istante il bene di essere colmo. Ti riconosco compagno nel largo cammino, oggi che molti padri invano ho cercati, solo trovando uguali nel dubbio, nell'ansia, cauti viandanti verso un ignoto traguardo. Sei la stagione trascorsa avanti la mia, l'ultima porta scendo verso l'uscita, la voce tenue levando attraverso le nebbie, ombre chiamando nel nome breve dei vivi. Ti invitiamo a leggere? Come vuoi. Sì. Ci sono poesie che nascono anche da un'occasione, che può facilitare anche in certi casi, invece che la spinta interiore viene una sollecitazione dall'esterno. E questa dedicata agli alberi era venuta da un'amica che difendendo l'ambiente cercava delle poesie sull'ambiente, appunto. Ne venne fuori questo, ma io, nato in un paese del sud di campagna e di verde, ho avuto molta dimestichezza con la natura che c'era intorno e non mi... anzi, mi succede quello che credo succeda a tanti, ma lo vado spiegando nelle scuole, i ragazzi non sanno nulla di panne, del sentimento panico, quindi si sorprendono davanti a un evento del genere. Il fatto che accada a tutti noi, vedo qui anche a Saronno ci sono molti giardini, ma il fatto che ritrovandosi nella natura ci si dimentica di se stessi, si entra in un'altra misura, in una misura molto più grande di noi. Noi diventiamo alberi e piante. Ho vissuto, quando ho scritto il mio primo libro, per un certo periodo ho vissuto in Germania, nella Baviera, ed ero prima ospite di un amico analista e di una famiglia dell'aristocrazia di quei luoghi, ma mi dicevano: se stai male, sei triste, esci, lasci la tristezza agli alberi. E avevano profondamente ragione. Io spesso continuo a far questo, nel senso che quando vado in questo paese prendo la bicicletta e attraverso i campi e non sono più io, divento il grano, il piume, le nuvole, eccetera, eccetera. Ci si dimentica di sé, si entra in una dimensione molto più grande di quella che siamo. Io preferisco perdere tempo a dire delle cose più interessanti che mi hanno colpito. Ho letto qualche giorno fa, riportando la Repubblica da una rivista scientifica, da Nature, che è una delle maggiori riviste scientifiche, un evento straordinario, una scoperta che forse a noi non parla di scoperta, ma invece è una grande scoperta. Esiste innanzitutto un nuovo grande telescopio, non è più quello di Monte Palomare. Il più grande si trova adesso su una vetta del Cile, a 2600 metri, e dei grandi astrofisici, due astrofisici, hanno seguito in questi ultimi anni gli eventi
sapete che le stelle a un certo punto ingiallano e muoiono, no? Questo lo sappiamo tutti quanti. Ebbene, seguendo questo fenomeno che mette 10.000 anni per arrivare a questa consunzione, fino a che la stella addirittura diventa una pietra fredda, ebbene, la stella emette un lungo respiro. Questo mi pare straordinario. Un lungo respiro che è un vento. È come quando noi lasciamo la vita, no? Spirando, quello che, no? Ebbene, questo lungo respiro porta via, questo vento porta via materie che sono fatte di granuli infinitesimi, come granelli di sabbia, nello spazio. E questi granelli vanno, depositandosi nello spazio, a creare delle nuove stelle. E i granelli più forti creano dei pianeti. Ora, questo mi pare straordinario, dovrebbe bastarci, ma noi siamo stupidamente chiusi nel nostro io. Non ci consola tutto questo, sapere che in qualche modo la vita, innanzitutto le stelle respirano come noi, e noi siamo delle polvere di stelle, in qualche modo venuti da quello, e poi che tutto questo sia una continuazione infinita del vivere, no? Che importa? Io avevo, non dirò l'attrice famosa che diceva questo, ma era una donna piuttosto brutta fisicamente. Diceva: io sono sicura che dopo la morte andrò da un'altra parte e sarò uguale a quella di oggi. E si amava così tanto e non si vedeva che voleva continuare ad essere così brutta anche da un'altra parte. Mi pareva un po' eccessiva la cosa. E invece si può anche diventare dell'altro, no? Un'altra materia, un'altra energia che si rinnova, forse questo può essere ben al di là anche di ogni fede, no? Anche questo può essere Dio. In ogni modo, questa poesia è intitolata Alberi. Un verde umore trabocca dalle radici alle cime, sotto la scorza il tempo compie i suoi mille giri. Rami, braccia che chiamano, foglie, mappe segrete, frusci come parole, gemme come ferite, lungo strade mai ferme, stretti fra chiuse mura, strani compagni, parvenze di immutevoli dei. Tigli, acace, mimose, querce, pini, cipressi, pioppi, aceri, palme, lauri, aranci, betulle, pruni di orchi lontani, mandorli, peri, ciliegi. Il passero cerca sul fico il frutto più dolce. Noci, ulivi, cotogni, sui colli dietro le vigne, castagni, abeti, e un melo sul crinale del monte. Salgono l'umido buio ad accogliere i venti, una stagione infinita li veste, li spoglia. La grazia del loro restare è un seme minuscolo che abita l'aria e lega il cielo alla terra. Seguitiamo a leggere. Allora, questa poesia è intitolata La Madre. Io ho scritto recentemente, è stato pubblicato qui a Milano, devo dire ha avuto molte attenzioni, sono venuto anche a presentarlo, un piccolo libro, un epicedio, un poemetto dedicato appunto a mia madre. L'ho scritto un anno prima della sua morte, è morta a 101 anni. Ma ho scritto un anno prima della morte la sua morte, in qualche modo. Credo poi, me lo sono spiegato dopo, ma sempre dietro queste spinte interiori che non posso estirpare. Ed era la storia del suo tempo, anche della sua vita, di questa donna che aveva una grande voce cantante, che era piena di umori, eccetera, eccetera. Era anche una donna distratta, malinconica, eccetera. Sì che mi sono trovato a scrivere di una madre, questo va detto, critici sono disattenti ormai, ancora qualcuno non l'ha visto, di una madre insolita nel panorama letterario italiano, perché la madre italiana, che poi è nata, il mito materno è nato in questi ultimi tempi, come il mito del bambino, i bambini fino a tutto il Settecento, direi anche una parte dell'Ottocento, erano non erano tenuti in privilegio, erano i figli che nascevano e che poi potevano essere appunto lavoro,
per la famiglia ricchezza in altro modo, ad ogni modo, ma non da proteggere come facciamo oggi, giustamente. E le madri non erano le sante madri che prima di Amicis e poi fino a tutto l'Ottocento, compreso la madre di Caproni, poeta che io amo molto, ma la madre di Caproni è una madre fidanzata, è una madre dolce, è una madre perfetta, è una madre amatissima, e così come la madre di Pasolini, che è una madre spaventosamente preoccupante perché il figlio la chiama Officini miei, ed è una madre vista da un figlio che l'ha angelicata e quindi l'ha falsificata, no? Anche se sono poesie splendide quelle. La madre non amata, io credo, perché amata dal figlio soltanto nel suo egoismo, soltanto nell'attesa che la madre sia lì, è la persona più pronta, più prona, più sicura, e quindi non ha vita, vive soltanto per il figlio. Credo che invece la madre di oggi, già per suo conto, sia un'altra madre. Le madri più giovani che sono qui, ma anche quelle meno giovani, se vogliamo tener conto dell'età, poi sono già donne che sono al centro di se stesse, non dipendono soltanto da questo ruolo sacrificale. Ora, a me è accaduto con mia madre, con cui vivevo da bambino. Eravamo due figli, ma io ero il più grande, sì. Ma già nella prima infanzia mia madre si confidava con me, mostrava le sue malinconie, non aveva assolutamente possibilità di nascondere una parte di sé, e io che l'amavo, ma avevo anche dalla mia parte forse un'intelligenza del cuore molto grande, la vedevo anche in tutti i suoi, nelle sue mancanze, e quindi ho fatto i conti con quello che lei era e anche con quello che non era. Questo mi ha aiutato a guardare il mondo diversamente. Ho guardato il mondo, appunto, come dicevo prima, nelle sue opposizioni, nei suoi contrasti, non rifiutando i contrasti, decidendo di restare nel mondo come ci restavano i poeti latini, innanzitutto, che sapevano di dover morire, che sapevano la limitazione di quello che avevano intorno, che sapevano come anche la più bella rosa appassisce. E quindi accettando, appunto, e amando nel bello e nel limite quello che avevo davanti. Questo io credo sia stata la mia vera azione interiore che apprezzo. Allora, la madre, questa fa parte di un gruppo di poesie che apparve su Nuovi Argomenti tantissimi anni fa, quindi una poesia degli anni 70. Io non sapevo, no, quando cantavi, forse d'aprile, nella stanza azzurra, che tu eri la madre, che ero il figlio. Ascoltavano i monti e le pianure, le rondini acquietate nelle gronde, e io incantato sul cuscino bianco. Nel tuo canto s'aprivano le attese del confuso presente, le mestizie di tutti gli improbabili futuri. Compresi allora che eri la compagna di un viaggio di asprezze e di tormenti al di là delle mura e delle porte. Lungo molte stagioni quell'inganno dentro mi crebbi e mi finsi colui che nella notte cammina davanti. Stasera dici, con voce di pianto, sale nel cielo la luna di agosto, che andasti sola per le strade buie. L'altra è un'altra poesia, quindi di molti anni dopo. Ed è appunto anche sentirsi, questo mi accadeva, ed accade in queste poesie, accade nella mia vita, ma direi che accade a tutti quelli che vogliono accorgersi, che poi noi pensiamo di essere gli eroi di una situazione, di prestarci completamente per portare la felicità all'altro, e poi questa felicità invece non c'è. Ci rendiamo conto che ci siamo adoperati per qualcosa che non accadeva. Questo io credo che sia anche in molte donne, io credo profondamente perché conosco molto bene l'animo femminile, le mie amiche più intime sono donne, con loro sento molto più ascolto che negli uomini che sono occupati ancora in certi loro giochi di potere, e sento che hanno una capacità di desiderare molto più grande. C'è una ragione, per migliaia di anni queste donne sono state chiuse nelle case e hanno... e costrette anche a una realtà limitata, no? Per cui la loro immaginazione è cresciuta molto di più, il loro desiderio di essere altro, di andare per altro, eccetera, eccetera, le ha nutrite molto, e questo fa sì che siano più pericolose in questo, no? Nel senso che guardano più lontano e sono molto meno capaci di farsi bastare quello che hanno, perché c'è il sogno, c'è il desiderio che va molto più in là.
almeno questo io l'ho vissuto in mia madre, ma lo vivo anche in tantissime donne. È qualcosa che io apprezzo anche, ma fa parte di un'inquietudine più grande di cui non si è tenuto conto. Questa è una poesia di molti anni dopo, una poesia d'amore. Ne ho scritte diverse e ho scelto questa. Hai sognato il tuo gatto che affogava. Il mattino sui monti, nella stanza, trapela un fresco sole. Mi domandi, esiti prima, ti guardi le mani, lievi, sottili come foglio vetro, attendo un poco ansioso, ti sorrido. Ora promettimi di essere eterno. La tua voce pretende una risposta. Io dico, eterno è questo che viviamo. Dico che t'aggrediscono fantasmi dissennati nel mezzo della gioia. Ma nelle mie parole v'è il morire che ti spetta, la brevità del tempo che ci fu dato in oscura misura, v'è la passione che non sa durare oltre il fievole battito del cuore. V'è la sconfitta eppure in questa il bene di restare nel sole del mattino, di traversare strettamente insieme l'ora della stagione ed il destino. Allora continuo a leggere, sì, sì. Altrimenti sì, perché il nostro tempo corre e io mi lascio, ma insomma è più interessante riflettere insieme sulla poesia che crearmi un altarino. Allora, questo è un libro pubblicato nel 2007 nello specchio Mondadori ed è intitolato Simmetrie, e queste simmetrie sono proprio quello che io dicevo prima, cercare simmetrie nel, se volete, nel disordine, nell'opposizione, ma c'è continuamente nella nostra giornata, no? C'è, come dicevo prima, la rosa che fiorisce e la rosa che sfiorisce, il giorno che sorge e il giorno che tramonta. Stagione la più cupa, ma con le spore rinnova l'evento, oppone allo sgomento un ritrovato stupore. Piede verso l'abisso, ma il sognante avvertito torna dove è partito ed esce nella veglia. Grido corto, affocato, ma dentro stanze chiuse, riannoda le confuse richiamate parole. Attimo che cancella, intanto che prepara l'attimo che succede, mondo mai fermo, cara incerta sede. Ci sono due versetti che tutti quelli che hanno scritto di me continuano a insistere, anche intitolato un libro di studi, che è l'avventura di restare. Non c'è qui, ma è soltanto un verso. E questa avventura di restare è stata per me come una promessa tanto lontana e un giuramento. L'avventura di restare, nonostante tutto, anche prendendosi il bene che c'è nelle cose e attraversando nel male. Allora, il segreto compagno, chissà quando disceso, là dove l'ansia e la voglia nel buio s'accalcano, docile da rimandare la fame, accorto da sviare il coltello scagliato nell'ombra, nemmeno stupisce se chiama inatteso, se lancia una corda stretta, annodata nel pozzo dello sgomento. Traversare il dolore come una stanza scura, contando i passi, i fiati, cercare nel chiuso un buco, una crepa, perché non sia memoria, ma presenza in quell'assenza la luce. All'uscita sapere che toccherà tornare e l'allegrezza ancora, aspettando l'assalto. Io credo che la vita sia questa. Se non sappiamo starci in questo e crearci dei fantasmi, delle bugie, e allora viviamo molto male, perché avremo continuamente dei sobbalzi e delle paure invalicabili. Dopo il movimento, fa parte di un libro che era pubblicato da San Marco dei Giustiniani e che è intitolato Per altre misure, che è proprio appunto il cercare altre misure per vivere. È un doppio movimento perché ci sono tre voci, uno è un testimone e l'altro è una coppia che parla, e questo è uno dei due. Un albero per appoggiarvi la schiena, stare là, senza pensieri, senza possessi, il mondo davanti, dietro, intorno, uguale al ramo, alla foglia, che importa la tegola rotta, la stanza stretta,
restare fino a che dato senza orologio e senza calendario. Chi ha deciso questa inquietudine? Partire, tornare, tenere, trattenere, quando basta appoggiarsi a un albero. Invece, nella sazietà, temere la fame, sospirare nella contentezza, così dappertutto. Non un attimo di sosta, sempre una guerra, un contrasto, profumi che divengono fettori, polpe che infradiciano, parole come baccelli svuotati. Una barca fragile su un mare senza fondo, l'ansimo nella corsa dell'atleta, l'urlo dopo il traguardo. Non sapeva e gli è toccato imparare. A chi è valso? Continua come se non fosse avvertito, si sveglia da sogni confusi, si dice che oggi capirà, un istante tutto si ripresenta, uguale a ieri e a ieri l'altro, lo stesso disagio, la medesima angoscia. Quando è cominciato tutto questo? Non l'ha voluto, ma sta dentro questo recinto e chiama e cerca mentre si processa e si specchia. Narciso, il deluso, muore per acqua, si conosce nel fonte, si raggiunge negandosi e lui, qui, nemmeno lacero, nemmeno affamato, chiede compagnia nell'errore, traversa luoghi che lo trattengono, insegue fantasmi, si chiama per riconoscersi. Come può difendere la casa quando sa di averla eretta sul fango? Come può vigilare sui figli quando sa di essere lui stesso un figlio piccolo, inerme? Forse altri verranno e la loro giornata sarà chiara e sicura come l'idea che lo annichilisce. Gli tocca solo questo, dopo essersi rivoltato nel vuoto, recuperare la voce perduta, tentare la presenza, non più la salvezza e l'uscita, solo un altro patto, una nuova misura, perseguitare. Perché io ho sentito sempre questo, fin dall'inizio della mia, delle mie scritture, di vivere in un tempo di vigilia in cui tutto stava cambiando, in cui non sapevamo ancora come entrare in un'altra misura dell'essere. Viviamo ancora secondo delle leggi antiche e sulle quali dobbiamo riflettere, dobbiamo rinnovarle, dobbiamo perdere delle paure per assumere invece delle ragioni più profonde. Allora, poi nel 2010 io ho pubblicato, ero in una primavera molto disastrosa per la mia schiena ed ero quasi immobilizzato in casa e ho pensato di fare ordine nelle cose che ormai sono nel computer e ho ritrovato tante cose scritte negli anni, scritte un po' per gioco durante feste, alcune in plaquette, eccetera, eccetera, e che erano scherzose, ironiche, perché c'è anche questa parte di me, no? Perché sarebbe l'ironia dove la mettiamo se poi io faccio soltanto il drammatico, il liberato oppure l'ottimista. Ed erano, ad esempio, alcuni anni fa io ero in questo paese e proprio Giorgio Devoto di San Marco di Giustiniani mi telefonava e mi diceva: che stai facendo? Io ho detto: sto scrivendo per gioco una lunga tirata sulla poesia, sui poeti italiani. Ed è venuto fuori un piccolo libro che Giorgio Devoto ha voluto pubblicare per i 25 anni della sua casa editrice, che è intitolato Ai poeti, adesso non so più il titolo, e che era proprio un passaggio attraverso tutta la poesia italiana. C'erano 333 nomi di poeti, c'erano tutti, da Riccardi, ma c'era Zanzotto, c'erano tanti che adesso sono spariti, ed era un gioco infinito, anche molto ironico, sulla poesia, sulla mancanza dei lettori, sulle case editrici, e mi sono molto divertito, devo dire. E c'è chi si è divertito, ad esempio Paolo Mauri su Repubblica ne scrisse che anche da secoli non usava la poesia italiana a ricorrere a tanti nomi messi in poesia, no? I nomi finivano per diventare anche poesia, rima, eccetera, eccetera. Allora, fra tutte queste poesie scherzose, diciamo, ironiche, ho scelto questa che chiude questo libro, che la raccolsi poi in un libro che è intitolato Tutto da ridere, che avevo preso come qualcosa di cui mi liberavo, perché a un certo punto bisogna anche liberarsi dalle cose, riunendole tutte in un libro. Poi ha avuto un premio che hanno ricreato, poi insomma è piaciuto, ma a me è divertito soltanto liberarne. Filastrocca congedo, che chiude questo Tutto da ridere.
Escludi i brogli delle banche, i bilioni nascosti nelle panche, le promesse dei preti, le mestizie struggenti dei poeti, il chiacchiericcio dei telegiornali, lo strepito incessante degli uguali, l'assalto programmato dei diversi, l'incetta dei dispersi, le denunce scomposte, le rinunce irrisolte, le verità sanate, le bugie scontrollate, i tafferugli, i garbugli, le menzogne, le rogne, le bugie innegabili dei maestri stabili e i saggi compiacenti e i temuti saccenti. Escludi l'ambiente avvelenato, il traccheggio impostato, l'immensa confusione fra sentenze e opinione, lo scempio dei governi, i dubbi sempiterni della mente impicciata nella vita privata, e aggiungi quel che vuoi e quello che non puoi, ma che tanto vorresti, anche se in altre vesti da quelle che ti porti addosso, oh male sorti. A potersene andare anche solo a svernare dentro un altro pianeta fatto di un'altra creta. Escludi tutto il resto, ma credi sia onesto scordare che restiamo e siamo quel che siamo su questa terra sozza, su questa terra mozza, sperando ogni minuto dal buco dell'imbuto di respirare ancora mentre ruzzola l'ora, anche maledicendo, anche contravvenendo? Al dunque, l'esclusione mutata in inclusione, non può più farci ridere, ancor più che sorridere, è una strada sicura fuori della paura. Beh, c'era una famosa poesia di Palazzeschi che ho conosciuto anche molto bene, era un vecchio poeta adorabile, che era appunto il poeta che fa ridere. Allora, questa da parole, è l'ultimo in margine, questo è un libro che è pubblicato da una casa editrice di Ipus che io non conoscevo, e che ha pubblicato delle cose di Barberi Squarotti e di Roversi in una collana dove mi hanno invitato a dare delle poesie che erano sparse un po' dovunque su riviste e le ho riunite per dargliele. E curiosamente questa casa editrice, però me ne sono reso conto qualche giorno fa, e dico piando proprio per questa, no? Ha come sede Salerno-Milano, il che mi pare abbastanza interessante e curioso. Parole. Parole come gesti che additano il percorso, innervate, veloci, da sottrarre al silenzio. Parole che dissaldano segreti, che dispano la trama spessa della paura, leggere come foglie, aguzze come lame, usurati strumenti, ma chiamano l'attesa, la salvezza. Corsa breve di sillabe, universo ricomposto di scaglie, involucro, confine di un'impresa insoluta. Mappa, specchio reclino, porta schiusa di un sogno, e cercarvi la voce che finalmente adduca dal nome al corpo, fiato, grido, sussurro, e ritrovarvi il segno lieve, solo il lacerto di un motivo che un poco ferma, un poco accompagna, parole del tornare nell'addio. Questa che viene dopo, che è intitolata Tumani, mi fu chiesta da Crocetti per poesia, che dedicava un numero appunto a quella terribile sciagura. Inquilino del pianeta che ruota e sobbalza nella sterminata galassia sotto miliardi di stelle, uomo di fiati brevi, di attese eccessive, che puoi contro l'onda immensa di paure e di morte che ti assedia? Lungo i millenni hai eretto dimore i fantasmi, aperto strade nei cieli, inventato dei da ingraziare al bisogno. Di quali poteri, di quali vittorie vantarti se non v'è tetto recinto in cui tenerti sicuro? Forse tu puoi soltanto conoscerti uguale nell'ora che muta allo sterpo, alla rosa. Forse puoi darti e dare compassione, che è camminare insieme, andarsene lievi e guardinghi, portando insieme il bagaglio di stazione in stazione. E poi l'altra, che è per un'altra sciagura, quella che conosciamo tutti, molto più recente, Aiti. Con quali scarne parole il dolore si chiama? Morte, scempio, rovina. Ma il Dio che soccorre contro l'orrore che espande dallo sprofondo l'orrore? Una folla dispersa si cerca nelle macerie di quella che fu una città. Forse vi è ancora chi dà un volto alla speranza. Il lume dentro una tenda, un grido, un guaito, l'azzurro fermo del cielo, l'alba che torna, segnano a chi rimane insieme un inizio e un addio.
E alla fine chiudo con un autoritratto, non si poteva far meglio che lasciarvi con me. Questi che porto addosso e mi dai il nome, con quanta più di grazia chiamerei se non dovessi subirne gli errori, i subugli, le angustie, le paure. Pure a volte mi piace, quando smette di scandagliare i cieli e le immondizie e siede nell'istante, guarda intorno, ancora si stupisce e si innamora. Residuo di una razza sgangherata, la superbia di narche e sopraccigli, morbide labbra di angelo apprendista, nato a vela nel vento, piedi sciolti e nel frastuono modula parole, socchiude porte dentro lo sgomento. Dato letteralmente i tempi, perfetto, per quello, che bello, ha fatto bene tutto anche questo. E abbiamo proprio finito, per cui a parte grazie. E ricordiamo pure che ne parlava, che c'è il centenario di Pascoli, chiudiamo ricordando questa cosa, questo strepitoso, grandissimo poeta, ahimè per tanti anni praticamente bistrattato dagli strutturalisti, eccetera, eccetera, a cavallo tra 800 e 900, che praticamente, insomma, fa 100 anni dalla morte. Per cui praticamente, niente, ieri leggendo un pezzetto su un quotidiano che appunto ricordava Pascoli, quindi il centenario, ha ricordato una cosa splendida, insomma, di Pascoli, che mi ha veramente impressionato. Ci devo pensare, cioè, il nuovo non si inventa mai, si scopre. Per cui ci possiamo chiudere anche con questo bell'augurio. Insomma. Non dimentichiamo che Pascoli era un grande grecista, fra l'altro la casa che aveva a Castelvecchio l'aveva comprata grazie delle medaglie d'oro vinte a Stoccolma, perché c'è un grande premio internazionale sul latino, sulle composizioni in latino tuttora. Ad esempio c'è un poeta appunto che è qui non molto lontano, che è Fernando Bandini, che ha vinto anche lui dei grandi premi appunto per le composizioni in latino. E Pascoli più volte vinse, e con quelle medaglie vendute, quelle medaglie comprò questa casa a Castelvecchio. Ora Pascoli rimane soprattutto anche per questo, no? Questo legame profondo che c'è nella sua lingua, una lingua modernissima e carica di conoscenze botaniche e biologiche, per cui si avvicina al mondo animale e vegetale come prima non era stato fatto, e nello stesso tempo però per un gioco continuo etimologico eccetera di scavo nella poesia antica. Ho preso il microfono per dire questo, come la poesia sia legata profondamente, lo sentiamo continuamente. I poeti grandissimi del secolo scorso, come poeti inglesi o russi ad esempio, Oden, grandissimo poeta di lingua inglese, o Malderstam ad esempio, sono poeti che hanno molto letto e studiato e continuamente citato anche Orazio ad esempio, tanto per dirne uno, i grandi poeti latini. Allora, è questo legame profondo della poesia che attraverso i secoli si tocca, perché la poesia è inattuale in questo senso, cioè parla di un'attualità dell'uomo che è quella di sempre, del sentimento della vita, dell'intelligenza del cuore, quella è la stessa che troviamo nel passato. Cioè, posso chiudere con questo? Io spesso d'estate rileggo, anzi in questi ultimi anni io rileggo continuamente Omero, soprattutto l'Odissea. L'anno scorso ho riletto soltanto due canti, perché ogni volta ho dimenticato quello che ho letto la volta scorsa, lo leggo in un altro modo, perché questo è poi la lettura. Nel penultimo canto dell'Iliade c'è l'incontro fra Achille e il re di Troia, no? Il vecchio Priamo. Priamo va da Achille a genuflettersi, a umiliarsi per riavere il corpo del figlio Ettore, che è stato ucciso da Achille. Prima è il grande eroe
Achille guarda l'altro con superbia, con crudeltà, con ostilità e si nega. Poi pian piano accade qualcosa. Accade che il vecchio è lì, piangente e umiliato, e chiede appunto di riparare questo lutto almeno prendendo il corpo del morto. E l'altro pian piano, guardando Priamo, pensa al proprio padre, che fra poco lo piangerà, perché Achille sa che morirà, no? Voi sapete tutti che Achille sa che sarà colpito nell'unica parte del corpo che è mortale, quindi morirà anche lui. Pensa alla propria morte e al dolore del proprio padre. E allora piange Achille e piange Priamo. Ora, non c'è nulla di più attuale di questo. In quante parti del mondo ancora accade tutto questo? Che i due nemici ad un certo punto si toccano e piangono. Questa è la qualità della poesia. Grazie. L'appuntamento ci diamo per il 20 maggio, se ricordo bene, e abbiamo anche già il nome, ci sarà Mario Sant'Agostini, che tra l'altro ha scritto anche un altro bellissimo libro, veramente un libro prezioso, che ho visto così quando nasceva questa cosa qui. È una bella storia quella dell'ultimo libro. Comunque ci vediamo il 20 maggio, grazie, all'aperitivo lì.